I segni parlano chiaro. Tuo marito non ti ha più parlato di quella vacanza a Parigi, ha un altro profumo, rifiuta un sacco di telefonate e quando lo chiami il telefono non gli prende. Ma non è che tuo marito ti nasconde qualcosa? Basta, Matteo, dobbiamo parlare. Ci sono solo quattro cose che ti fanno paura. I sandali con il calzino, i pagliacci, l'assenza di internet a casa e quel... Dobbiamo parlare adesso, adesso. Ma poi parla solo lei. Io ti chiamo e tu non mi rispondi. Succede qualcosa ai bambini, tu non rispondi. Il tuo cellulare, che ce l'hai a fare? Io ti chiamo per ricordarti di farle gli auguri, ma tu non rispondi mai. Una singola volta che tu rispondi a questo telefono non sei mai presente. Fino a che? E non dici niente. Io ti dico che rifiutavo le chiamate in arrivo e adesso il mio telefono non prende più per colpa del SIM swap. Lo capisci? Il SIM swap. No, non lo capisce. E pensa che tu ti stia arrampicando sugli specchi. Ma è la verità. Il SIM swap è colpa del SIM swap. Una truffa informatica che clona la SIM del mio telefono e con il furto delle credenziali bancarie permette ai criminali di accedere e di operare nel mio conto online. Hai capito? Certo che lo capisci. Sei Elena Navigati e sai benissimo che cos'è il SIM swap. Evidentemente devi aver fornito i tuoi dati e le credenziali di internet banking rispondendo a un sms, a un'email o a una telefonata. A quel punto per loro è stato facile. Con dei documenti falsi sono andati dall'operatore e hanno richiesto una nuova SIM con la scusa di averla persa o danneggiata. E ora, sullo stesso numero, possono ricevere le autorizzazioni dalla banca per operare sul tuo conto online. Lui ormai pende dalle tue labbra. Esatto. Ma io ho informato subito il mio gestore telefonico per bloccare la SIM e ho avvertito la banca. Amore, prenotiamo Parigi. Si è ricordato la promessa e tu puoi finalmente considerarti soddisfatta. Però portiamo pure mamma. Quasi soddisfatta. Se noti che il tuo telefono ha perso inaspettatamente il segnale, contatta immediatamente il tuo gestore di rete. Potrebbe riuscire a bloccare lo scambio della SIM prima che quella del truffatore venga attivata. Non spegnere il telefono anche se ricevi chiamate fastidiose. Ricorda che puoi attivare il blocco delle chiamate da numeri sconosciuti. Controlla il tuo conto e verifica eventuali pagamenti effettuati senza la tua autorizzazione. Se pensi di essere vittima di SIM swap, contatta la tua banca.